marito, lo sai che è uno spasimante? Ah, non te l'avevo detto? Oh, mi segue dappertutto, da parecchi giorni, sai? Mi fa una corte spietata. Beh, Dio, non è proprio un adone. Va bene, seguirò il tuo consiglio. Ciao. Cucù. Voi qui? Ma siete pazzo? Sì, sono pazzo, ma pazzo per amore. Ma non sapete che mio marito può essere qui da un momento all'altro? Ma non sapete che è gelosissimo, che è esasperato, che è armato, vi farà a pezzi. Ma cosa importa? Penso più, penso meno. Cosa vale quando c'è un possente amore come quello che è venuto per voi? Ma se non mi conoscete neppure? Lo dite voi. Mi conoscete? Quasi tutta. Tutta no, ma quasi. Se non c'era quel pesce, ah, io avrei conosciuta tutta. Ma comunque, che buono. Ma non avete paura? Ma non avete FIFA? FIFA no, Marina sì. Guarda. Eccolo. Ecco, è mio marito. No. È mio marito. Oddio, è rifugiato. Ma è troppo tardi ormai. E come si fa? Ecco, lei avete paura. Sì. E allora perché prima avete detto che non avevate paura? Sono cose che ti dicono. Tra il dire e fare. C'è di mezzo vostro marito. Oddio, nascondetevi. E non mi nascondo. E non lo so. Ho trovato. Sotto la... Ma no, sotto la gonna. Eccolo, ho trovato un'idea magnifica. Lo preghiamo. Si vede? No, ma non fate lo sciocco, sicuro che si vede. E perché si vede? Non si dovrebbe vedere. E venite. E perché? E venite qui. Non si dovrebbe vedere. E qui sopra. Ho capito, su. Ho capito. E state fermo. Lo mandi via subito. E così. E state fermo. E fermo, fermo così, eh. Ecco. Ma perché sei tornato così presto? Non hai combinato niente? Niente. Ho fatto il giro di tutti gli amici. Tutti. Inutilmente. Non mi rimane che invocare l'anima di mio padre. Ma è... Soltanto lui può darmi un consiglio. Papà, se ci sei, batti un colpo. Oddio. Oh. Papà. Ma lascia perdere queste sciocchezze. Ma come sciocchezze? Ma sei andato dal commendator Carletti. Ah, Carletti. Sì. Non ne ho avuto il coraggio di capire. Che cosa c'hai, caro? Ti senti male? Non lo so, cara. Ma... Mi gira tutto. Mi gira la testa, sembra che tutto si muova qui. No, il commendatore Carletti, dice. Sì, il commendatore Carletti. Vacci tu, la commendatore Carletti, sì. E perché io? Oh, non lo so, che ti faceva la torta. Non... È più facile che i denari li dia a te. Vai. Io... Vai, però sta attenta, eh. Se fai la civetta io t'ammazzo. Io non... Ammazzo te. Ammazzo lui. Ammazzo tutti. Faccio una strada. Vai. Oddio, oddio come mi gira la testa. Io vedo già la casa popolarsi di fantasmi. Tutto si muove, tutto si agita. Anche questi manichini sembra che si muovono. Anche loro servono ad ossessionarmi in questo momento. Loro, che dovevano essere la mia fortuna, e sono stati la mia disgrazia. Dio, santo, li odio. Li odio, sì, perché nessuno ha mai comprato uno di questi vestiti. Io li prenderei a schiaffo. Sorriti, anche a me. Sorriti, e anche a te. Ma no, ma perché devo prendermela con loro? Ma che colpa ne hanno loro? Sono io che sono un fallito. Io che sono un incapace. Eccola qui, l'unica risoluzione. Un colpo di rivoltella e tutto è finito. Sì. Avanti. Coraggio. Mi hanno detto che è un attimo solo. Non si fa che appoggiare la canna alla tempia. Ecco, si appoggia la canna alla tempia. Ah, già sento il freddo dell'acciaio che penetra nel cervello. Così. Si conta fino a tre e poi la morte. Uno, due e tre. No, no, è inutile. Non ne avrò mai coraggio. Sono troppo vigliacco. Dio, l'ossessione mi riprende. Avanti, su, non c'è altro via di scampo. Un attimo e tutto è finito. Coraggio, coraggio. Oh, perché trema questa mano? Ho paura di ferirmi solamente. E se dovessi finire all'ospedale? Proviamo prima un colpo su un manichino. Sì, no, su questo. No, sì, no, sì. Oh. Anche in questo momento. Ah. Ecco, un momento. Cosa c'è? Hai avuto i denari? No,
Lo sapevo. Non rimane che invocare ancora una volta l'anima di mio padre. Taci. Papà. Papà, se ci sei, batti un colpo. C'è. C'è. Ha risposto. Ho sentito un colpo. Oddio. Il manichino si muove. È l'anima di mio padre nel manichino. Ah, sì, sì. Sì, è lui. Mio padre. Papà. Sei tu, papà. Sì. Sì. Ha detto di sì. Papà. Io ti ringrazio di essere venuto, papà. Ti ho invocato tante volte. Lo so. Papà, tu lo sai, siamo sull'orlo del disastro. Lo so. Troverò una risoluzione prima di domani mattina. Sì. Sì, sì. Sì. Allora, figlio mio, devo andar via. Te ne vai. Le anime non possono trattenersi a lungo fra i mortali. Ne soffrirete. Che peccato. Ed io ho già sofferto. Papà. Figlio. Posso fare qualche cosa per te? Ma certo, Cocco. Che cosa vuoi? Dammi un paio di pantaloni. Ma sì, tutti un negozio è tuo. Prendi una pezza subito. Papà mio. Grazie, figlio. Come sto, Fegura? Ah, pura lana, papà. E urra? Ma sì. Ed ora, figlio mio, dammi un bacio. E anche a te. Io? Figlio mio. Oh. Vuoi baciare? No, io. Un bacio. Spiri a papà. Oh. Papà, perché non ti trattieni un po' con noi? È quello che pensavo. Il cibo ci scappa? Oh no, papà. No? No. E allora dammi un'altra pezzuola. Ma sì, tutto quello che vuoi. Ah, papà. Lascia fare. Ti piace questa? Sì, è carina. È carina. L'ultimo bacio, figlia mia. Oh. Ah, con te. A te non c'è bisogno. Apri la porta! Sì. Apri la porta! Dammi la tua benedizione! Sì, figliolo, sì.